Bene, salve a tutti ragazzi e bentornati ancora una volta sul canale di Mister Critico 87 alias Francesco Barni. Quest'oggi dobbiamo fare un video come promesso su Lucca Comics, cioè al Lucca Comics. In realtà faremo un video su Lucca Comics, nel senso che siamo appena andati ieri al primo giorno di Lucca Comics, probabilmente appunto sarà l'unico giorno in cui possiamo andare, dati i vari problemi tecnici. Ma c'è stato subito un piccolo contrattempo. Avendo io caricato la sera prima la GoPro, o quantomeno credevo di averla caricata, in realtà non so per qual motivo, probabilmente non deve aver fatto contatto il cavetto inserito qua, e purtroppo quindi non ci sarà alcun video girato al Lucca Comics perché non sono riuscito a fare immagini. Voi vi chiederete, si poteva usare il telefono? Certo, se non che la batteria del telefono era alquanto scarna, quindi facendo vari videini da 2 o 3 minuti per descrivere determinate cose, avrei finito per fottermela tutta, malgrado avessi anche una batteria supplementare. Dirò subito una cosa: Lucca Comics, a cui mi sono divertito molto, che è stato emozionante come al solito, ma c'è un ma. L'ho trovato un attimino meno sfarzoso dell'anno scorso e probabilmente questo è dato dal fatto che il tempo, malgrado abbia retto, ha fatto piovere fin dalla mattina e quindi c'era un po' meno gente vestita, secondo me, da cosplayer. E soprattutto, come ha detto il buon Caverna di Platone, alias Domenico, la crisi si fa sentire. Alcuni stand, secondo me, non erano così sfarzosi come una volta. In più, vi dico una cosa. Malgrado siano presenti all'interno di tutta la cornice castellano medievale vari stand e vari capannoni con espositori di fumetti vecchi, secondo me, ed è una mia personalissima opinione di quello che ho girato io per trovare, le chicche rare, diciamo così, si fa fatica veramente a trovarle. È vero, voi direte sono rare. Però l'anno scorso avevo fatto più facilità nel trovare le cose. È vero che mi sono modificato anch'io, eccetera. Però è un po' difficilino, secondo me, trovare delle cose interessanti. Perché è tutto improntato sul marketing. Quindi è tutto improntato sul fatto che tutte le case editrici sono lì per presentare delle loro novità. Veniamo agli aspetti positivi. L'aspetto positivo principale è quello di aver trovato una codificazione, diciamo. Un ordine e una divisione per quanto riguarda i vari stand. Per esempio, all'interno dello stand Panini, che come tutti sappiamo contiene la Disney come pubblicazione, contiene adesso Asterix, la pubblicazione di Goscinny Uderzo, la saga di Star Wars, le pubblicazioni inerenti alla saga di Star Wars e la Marvel, abbiamo più Ratman ed altre cose, abbiamo trovato molto bella l'idea di dividerli per stand diversi con un nome. Il villaggio gallico, la Palazzo dei Vendicatori, per quanto riguarda la Marvel, l'attacco ribelle, la zona dell'attacco ribelle, insomma, molto carino. Però devo dire che lì si presentano solo le anteprime, le cose nuove, diciamo, che verranno in pubblicazione e basta. Aspetto negativo è che in molti capannoni non c'era un'entrata e non c'era un'uscita e tutti potevano andare dove minchia volevano. E allora si crea un po' di disordine, no? Nell'andare a venire. Ma comunque, lasciamo perdere. Mi sono molto divertito. Per chi volesse vedere alcune foto, non ne ho fatte tante, perché avendo dovuto girare molto con moltissima gente in compagnia, però senza aver detto una vera accompagnatrice, accompagnatore, è sempre un po' difficile. Comunque ci sono una ventina di foto circa che potete vedere sul mio profilo Facebook, Francesco Barni, appunto, e potete andare a visionarle. Detto questo, passiamo agli acquisti che sono stati non tantissimi, però corposi dal punto di vista monetaristico, perché sono sempre cose a cui io tengo e quindi le cose a cui io tengo stranamente costano. Partiamo dalle magliette dello stand Panini. Partiamo dalle magliette. La prima maglietta ce l'ho addosso. Sono due L. Stanno giuste, giuste. Non sono né troppo aderenti né troppo larghe perché potevo comprare una XL. Ma sinceramente avere delle maglie completamente
larghe e lunghe non mi piaceva. Bellissima, giallo del mio colore preferito, lo faccio vedere un po' da lontano, con Asterix, Obelix e il mitico Idefix sullo sfondo. Bellissima, veramente bellissima. E queste le ho pagate, mi hanno fatto 15 euro l'una, mi sembra. 15 euro l'una perché appunto ne ho comprate due. E questa è la seconda, Go Green, col mitico Kermit la rana, qualcosa di fantastico. Anzi, mi sono dimenticato, vi faccio subito vedere le due borse. Scusate, ma le avevo lasciate di fuori. Allora, le due borse che mi hanno regalato per gli acquisti fatti tutti e due agli stand Panini, uno allo stand Disney e uno allo stand delle magliette, che era quello di Leo Ortolani con Ratman. Guardate che fantastica la borsona di plastica, bellissima. In questa parte qui abbiamo PK, è lila. Abbiamo il cofanetto, lo scrigno dei numeri 1 che poi ho comprato e vi farò vedere. Da questa parte abbiamo Io leggo Topolino perché con l'hashtag, con i vari personaggi di Topolino nelle copertine, bella, bella idea. Sì, e da questa parte abbiamo lo scrigno dei numeri 1, comunque bellissima e capiente. E la seconda, con la pubblicità da una parte degli stand Panini, il Panini Store col sito eccetera eccetera, e con l'altra, questo so già a chi piace, I mille volti di Ratman, bellissimo. Veramente bellissimo, anche se è un fumetto che io leggo raramente, ma insomma carino. Questi gli davano. La cosa che mi è piaciuta meno è che questa borsa veniva regalata solo se si spendeva un minimo di 30 euro. Allora io mi chiedo, tutti quei bambini che vanno lì con i genitori, che magari non vogliono spendere 30 euro ma che vogliono comprare un Topolino, un'edizione variant di PK Giant e un Pink Edition o Flu Edition, arriviamo sui 15-16 euro, quindi ancora non possono avere la borsa di plastica e possono avere quella di carta? Boh. Quindi, visto che eravamo allo stand Panini, vi faccio vedere la chicca. Allora, io dico la verità, questo scrigno l'ho sempre un po' snobbato, mi è semplice fatto che io avevo, ho sempre avuto Topolino numero 1 in ristampa, quell'edizione che era venuto fuori con la Gazzetta dello Sport. Lo faccio vedere anche da questa. Eccoci qua. Contiene, cos'è che contiene? Il primo numero di Topolino, libretto, 1949. Il primo volume dei classici Disney del 1957 e, una cosa ancora più bella, il primo numero, ovviamente tutti ristampati, degli Albi della Rosa 1954. Sono stati presi per quello, veramente veramente bello, per la modica cifra di 15 euro, ci sta, secondo me ci sta. Adesso sono un po' sparse le pubblicazioni, ma vi faccio subito vedere. Allora, allo stand della K Edizioni ho comprato di Shigeo Matsueda Son Goku, lo scimmiotto di pietra. È praticamente la storia mitologica nipponica che ha ispirato la storia di Dragon Ball. Il mostruoso genero di Kokoro, un cerchio sulla fronte di Goku. Ecco, con dentro anche illustrazioni, per esempio vi faccio vedere, guardate qua, illustrazioni riguardanti il tempo. Perché è interessante, quando si leggono dei fumetti o dei manga, comunque è interessante scoprirne l'origine e cosa le ha ispirati, anche quindi insomma la storia che ha ispirato il celebre Dragon Ball. 18 euro, questo è costato parecchio. E il saggio che mi mancava da un po' di tempo e che nella mia fumetteria era esaurito, della Keiko Ichiguchi, Non ci sono più i giapponesi di una volta, le più insolite curiosità dal sollevante. Keiko Ichiguchi, che è del 66 e... è una mangaka giapponese che però vive in Italia e ha sposato un italiano, quindi chi meglio di lei può unire le due caratteristiche, diciamo così. Andiamo poi al stand della Magic Press, dove abbiamo fatto un recupero importante, cioè la figlia dell'otaku. Abbiamo recuperato i 5 volumi, i primi 5 volumi, perché costavano 5,91 euro. Ah, scusate, non ho detto che Non ci sono più i giapponesi di una volta, 14 euro della Keiko Ichiguchi. 5,90 per ogni volume della figlia dell'otaku con sovracopertina, eccetera. È un manga che è quasi diventato un cult, no? Diciamo. E narra la storia, per chi ancora non lo conosce, ma lo devo ancora leggere anch'io,
di questo papà che viene a sapere che la figlia di 9 anni andrà a vivere con lui. E vedremo che questo papà è un vero e proprio otaku, cioè un ragazzo nerd, tra virgolette, ma molto nerd, esce poco di casa, lavora anche da casa magari la maggior parte delle volte, poi ha ancora storielle occasionali, ha la passione appunto per i fumetti, per i manga, per i videogiochi, è ancora un bambino e vedremo come se la caverà nei panni di padre. Questi primi 5 volumi di Kote Kanao, no scusate, Kote Kanao è il titolo originale, di Stahiro. Volevo farvi vedere, ecco, questa secondo me è la copertina migliore. Questa è la copertina migliore, con lui che cerca di essere un buon padre, la bambina che va a pallacanestro, insomma, carino, deve essere carino. Dopodiché per la serie Vietato ai minori abbiamo il primo volume, questo l'ho preso veramente random e devo ammettere che non comprendo come potesse essere messo lì in bella vista con tutti i bambini che passavano. Comunque, Parasite Doctor Suzune, questa è una storia, non faremo vedere le tavole dentro se non mi censurano il canale, una storia un po' sexy su questa dottoressa che in maniera, diciamo così, un po' libidinosa estirpa questo parassita sessuale dai malati, diciamo, da coloro che ce l'hanno. Dopo, allo stand della Star Comics, ho preso in bella edizione di Perfect Edition, ma questo veramente invitava, l'emblema di Roto, di Dragon Quest Saga, l'emblema di Roto. Perché ho preso questi due numeri? Primo perché l'edizione era bella e mi piace avere un qualcosa di abbastanza grande. Poi, devo dire la verità, io Dragon Quest non l'ho mai letto e mi ispirava l'emblema di Roto e quindi è stato preso. Quindi, del maestro Kamui Fujiwara e Chieki Kawanata, con l'acquisto di un volume, ogni volume che si acquistava, si aveva la possibilità di avere uno shiki, l'hanno chiamato uno shiki, cioè questo quadratino qui, da poter fare autografare al maestro Kamui Fujiwara, che avrebbe fatto oggi, alle ore 15 qualcosa, delle dediche numerate, cioè, o meglio numerate, nominative. Solo chi acquistando qualcosa fa quello che adesso ha fatto, quello che ho fatto io, riceveva questo, cioè ci voleva della fortuna. Si pescava da un box contenente circa 10-12 palline, bisognava pescare una pallina arancione. Se si pescava la pallina arancione si aveva la possibilità di avere questo shiki e presentarsi allo stand con Kamui Fujiwara, che avrebbe fatto la dedica, perché dedicava solo su questo, su questi qui. Se invece si pescava con la bianca, niente. Prima di me si era presentata una ragazza con il padre che ha pescato quell'arancione come pallina e quindi mi sono detto che mai io avrei avuto la stessa fortuna di pescarla. In realtà il ragazzo ha mescolato e io ho pescato la pallina arancione, perché sappiamo che ce ne sono dentro anche di bianche, perché ovviamente ce n'erano anche di bianche, le abbiamo viste. Un'altra storia un po' così, un po' però veramente passiamo alla J-pop adesso temporaneamente. Allo stand J-pop ho preso cose che sicuramente mi piaceranno, perché di autori che comunque apprezzo o comunque apprezzavo. Ah, scusate, l'emblema di Roto, 8 euro l'uno. 8 euro l'uno perché sono, insomma, belli grandi e poi Perfect Edition ci marciano. Faccio subito vedere, solo vedere la copertina in velocità. Abbiamo preso anche qui qualcosa di adulto, maturo, Peephole. Tutti sappiamo cosa vuol dire, è una pubblicazione, non credo che continuerò la saga di Wako Onna, però faceva ridere ed era interessante vedere questa gente che spia un po' dalle camere. Poi, guardate, sempre da J-pop, io avrei comprato tutto di Gonagai, oltre per le copertine, per come erano presentati eccetera, ma perché Gonagai ha veramente un'opera omnia pazzesca, cioè un'opera completa. E allora per adesso di Gonagai mi sono dovuto controllare, perché c'è veramente tanta roba e per la modica cifra di 9,90 euro, è costato tantissimo, ho preso il primo numero di La scuola senza pudore. Questo è un'opera di Gonagai del 1978, ma che in realtà
non ha niente di così particolarmente pazzesco, lo vediamo anche nei disegni, a me che piacciono tantissimo questi tipi di disegni. Semplicemente è una scuola dove la maggior parte dei ragazzi, dei professori, di alcuni, hanno scene in cui sono nudi, ma in realtà non si vede niente, cioè ed è veramente stranissima questa cosa. Guardate anche qui il professore con la pistola che copre l'unica parte intima. Vabbè, altra opera vecchia, ovviamente adesso è ristampata e tutto perché bisogna puntare e pompare sull'onda di, è Otokozaka, i primi due numeri, è una miniserie in tre volumi, poi ne farà degli altri, sicuramente adesso vediamo, comunque potrebbe valerne la pena, ed è un'opera del maestro Masami Kurumada, che ormai i disegni li ha nel sangue, e come potete vedere assomigliano molto a Saint Seiya. Ma attenzione a non confondere, perché Otokozaka è leggermente antecedente a Saint Seiya, quindi troveremo sicuramente all'interno di questa storia delle, come posso dire, degli spunti di riflessione inerenti magari ai Cavalieri dello Zodiaco Saint Seiya. Non poteva mancare allo stand Panini la versione varia, adesso qui non si vede niente, ma in realtà è la versione per Halloween di copertina da bianca del numero 3127, che ovviamente non possono fare a meno di far costare 5 euro, con poi i vari studi per la copertina variant, eccolo qua, fatta da Kesti, che c'era una storia di Kesti che deve essere qualcosa di veramente veramente interessante, che eccolo qua, Topolino e il Rampiro Transvitania, e il Rampiro di Transvitania, eccolo qui. La copertina completa sarebbe Topolino che scappa da una parte e Pippo dall'altra, comunque carino, insomma ci stava. Sempre allo stand Panini Disney abbiamo preso due cose che aspettavo un po' di tempo, in fumetteria arrivano tardi, quindi insomma ho preso anche qua la serie variant di uno e l'altro no. I primi due volumi di Cine Story della Disney, uno con Inside Out, di cui faremo brevissimo un video, ve lo prometto, perché va recensito molto bene l'ultimo film della Disney Pixar, e poi più sul classico La Griglia dei 101. Per non fare spoiler su Inside Out, facciamo vedere che è un fumetto che prende proprio i frame del cartone animato di Anime Comics, bellissimo, veramente veramente bellissimo, mi piace questa idea di far fumetti così. Questi per la modica cifra di 6 euro, perché sono rilegati. E Otokozaka invece non ve l'avevo detto, ma 5,90 euro l'uno con la sua copertina, quindi sono messi contenti. Adesso passiamo in velocità al grande assente, diciamo così, della nostra giornata di Lucca Comics. Cioè Angela Vianello, la nostra trentina Angela Vianello purtroppo il giovedì non stava proprio tanto bene, quindi ha dato forfè, ma non ha dato forfè invece la pubblicazione del suo ultimo sforzo, del suo ultimo lavoro, cioè il terzo volume di Ion, che per chi vuole sapere, e ve lo dico subito, per chi vuole sapere se continua o no, sì, dai, ve lo dico, sono buono, continuerà, quindi andiamo avanti. 12 euro però, la solita bella pubblicazione della Shogdon con i suoi, con le sue tavole e i suoi lavori, tutto fatto da lei, praticamente tutto fatto da lei, e i disegni sono sempre belli, molto particolari, e soprattutto ragazzi compratelo Ion, perché è un fumetto stile manga di produzione italiana ambientato in Italia, quindi qualcosa di importante. Ultima cosa, ma non per questo molto, molto meno importante, anzi, una pubblicazione che mi sono sempre detto di recuperare, ma poi alla fine non l'ho recuperata per vari motivi, e sono i primi 8 volumi, mi sembra, 8 volumi di The Cannibal Family, qui non vi farò vedere tavole all'intorno, tutto italiano anche qui, di Nicola Genzianella, Stefano Fantelli, Rossano Piccioni, mi dico Rossano, Dario Viotti, Andrea Tentori, con la prefazione di Giuseppe Bernardo. Ecco, poi ovviamente al suo interno, per la edizione inchiostro, si alternano un po' di autori, per farvi vedere comunque questa famiglia, tra virgolette, di cannibali, con situazioni un po' splatter alla Quentin Tarantino, diciamo così,
che mangiano proprio le persone. Per esempio, ogni copertina dietro ha una ricetta fatta da loro. Per esempio, nel primo c'è roast beef di testicoli in salsa di limone. Pazzesco, veramente pazzesco. Oppure straccetti di fegato all'abruzzese, cervello fritto in olio d'oliva, cioè adesso non li leggo tutti perché sono. E queste sono le copertine. Quello che ho fatto vedere inizialmente è il numero 0. No, scusate, eccolo qui, numero 0. Tutti per la modica cifra di 3,50 fino al numero 3. E poi 4,90 perché hanno aumentato le pagine. Comunque qualcosa di magari perverso, magari un po' oscuro, ma molto molto interessante, devo dire. Eccoci qua. Il 4, il numero 5 e il numero 8 li ho comprati in edizione per Luca Comics, quindi molto molto carina come idea. La caccia, corda tesa numero 6, bedtime numero 7 e fame numero 8. E sono stati così gentili, o quantomeno diciamo, che regalavano questo numero gratuito di Joseph. La notte dei cani morti viventi, cosmonauti sovietici. Qua è un po' una presa in giro, però qualcosa di particolare e soprattutto sempre Made in Italy con un po' di disegni particolari. Eccoli qua. Il Made in Italy dovrebbe essere rafforzato, però con competenza di causa. E non siamo riusciti a resistere, non sono riuscito a resistere ad una copertina variant del genere. Il primo numero di Convergence della DC. Con la mitica Harley Quinn davanti a tutti. Io ho concluso, ragazzi, nel senso che questi erano i miei acquisti. Poi, se qualcuno vorrà approfondire qualcosa, basta che me lo dica. Andate pure a vedervi su Facebook le foto fatte. C'è una foto anche molto carina con la cosplayer di Poison Ivy e anche una con Tristezza di Inside Out. A brevissimo con il mio video. Con il mio video per. Non Inside Out, ma con il mio video di Inside Out e qualche altro video lo faremo molto molto presto. Per qualsiasi cosa commentate sotto, sempre nel rispetto di tutti, e a prestissimo.